Mi occupo di tecniche di management applicate al settore sanitario. In poche parole, l'obiettivo è garantire una migliore gestione degli ospedali per una migliore salute dei pazienti. Avete mai sentito dei giudizi sugli ospedali? Del tipo, mi raccomando, se ti devi operare il ginocchio non andare in quell'ospedale, vai in quell'altro. Ecco, dietro frasi di questo tipo, oltre a nascondersi un po' di lamentela, c'è un fondo di verità. I dati in Italia mostrano che pazienti che si sottopongono allo stesso intervento chirurgico in strutture ospedaliere diverse hanno dei risultati clinici diversi. Ciò vuol dire, per esempio, hanno una probabilità diversa di sopravvivere, una probabilità diversa di sviluppare dei problemi clinici dopo l'intervento. Esiste una differenza. Ma perché? La domanda è complessa, la risposta è ampia, ma vorrei farvi concentrare su un aspetto molto importante, che è il cuore della mia ricerca. Si chiama legame volume-esiti. Quando dico volume, intendo il numero di interventi che vengono eseguiti in un ospedale. E quando dico esiti, intendo i risultati clinici di cui vi parlavo prima. Si chiama legame perché è stata documentata un'associazione, una relazione esistente positiva tra i due fattori, ovvero un ospedale che opera di più, opera meglio. Da cosa è motivata questa associazione? Beh, il primo fattore è l'abilità del chirurgo. Più un chirurgo o un team di chirurghi opera, più saranno bravi, il cosiddetto fattore esperienza. Ma non dobbiamo concentrarci solo sul chirurgo, bensì sull'intero personale sanitario. Perché anche anestesisti, infermieri, tutte le figure professionali coinvolte diventano più competenti se assistono a quell'intervento più spesso. Infine, anche la struttura ospedaliera ha un suo ruolo, perché se riceve più spesso quei pazienti avrà degli spazi più adatti, un'organizzazione più consolidata. Quindi è chiara l'esistenza di questo legame. Ora, magari qualcuno di voi si starà chiedendo, ma allora perché non concentriamo tutti gli interventi in Piemonte in un ospedale, che magari è a Torino? E se avete fatto questo pensiero, nella vostra mente siete diventati dei manager, perché avete capito che il legame volume-esiti può essere sfruttato in chiave manageriale. Ci sono però dei fattori che non possono essere trascurati e su cui vorrei farvi riflettere. Ve ne cito due. Il primo è i fattori geografici. Posso decidere di concentrare tutti gli ospedali a Torino, ma poi dovrò considerare i pazienti che ci arrivano da Cuneo, così come da Alessandria, da Verbania, e la distanza è un fattore pesante. Un secondo fattore è le disuguaglianze sociali. Anche all'interno della stessa città di Torino, devo essere sicura che tutti i pazienti che ne hanno bisogno ricevano quelle cure e ne abbiano accesso. Ecco, questi fattori, come numerosi altri, rendono questo problema non solo di management, ma di ricerca in ambito manageriale. Una ricerca applicata, certo, ma che ha lo scopo profondo di scoprire delle tecniche nuove per garantire più salute e più benessere alle persone.